Allora Matteo, si torna a scarpinare, a correre dopo una stagione molto travagliata per te. Sì, è una stagione personalmente molto particolare, difficile, dove ho sofferto tanto stando fuori, però insomma questo fa parte del gioco e me la sono lasciata alle spalle. Ora sono carico e ho tanta voglia di dare, di dimostrare che insomma che ci sono e ho ancora tanto da dare. La società ti ha dato fiducia, già l'anno scorso ti aveva anche chiesto di spalmare e lo hai fatto il contratto, quindi da questo punto di vista ti senti insomma perfettamente reintegrato anche dal punto di vista, diciamo, della possibilità che puoi dare, dell'aiuto che puoi dare a questo gruppo. Sì, sono stato molto contento perché fin da subito insomma c'è stata questa fiducia nei miei confronti. Comunque credo che sia la società che il direttore avessero stima di me come uomo e come giocatore. E poi per quanto riguarda l'anno scorso, io avrei spalmato anche dopo un giorno e purtroppo è stata tirata un po' per le lunghe, ma anche questo fa parte del gioco. Ora, come ho detto prima, mi metto alle spalle l'annata passata e voglio pensare solo ad adesso e a fare il massimo. Ah, tu tra l'altro, ricordami, al Padova cos'è, il quarto anno? Perché sì, sei arrivato quando c'era Brevi, giusto? Quarto anno, sì. Quindi sei praticamente il bianco scudato più longevo. È un attimo passare da essere uno dei nuovi a uno dei vecchi, incredibile. E sì, quarto anno e sono molto contento di ripartire col Padova e da Padova. E come ho detto, bisogna ripartire e buttarsi tutte le spalle e andare a riprenderci quello per cui abbiamo lottato in questi anni e avevamo ottenuto. Senti, ma il fatto comunque di, adesso non so se in passato tu sia stato così a lungo mai in una società, in una squadra, ecco, cosa rappresenta comunque per te, insomma, sei al quarto anno, l'anno scorso hai già ricordato, insomma, che tutta l'estate dovevi andare via, poi alla fine sei rimasto, sì, sì, spalmato, sì, eccetera, però... Sì, io... mi è già successo di stare 4 anni in una società, no. E un'altra società dove mi ero legato molto era Brescia, che poi dopo anche lì è cambiato tutto, ma a Padova appena arrivato mi sono subito sentito bene a casa e sono contento di essere qua per il quarto anno e spero di rimanerci ancora tanto. Insomma, comunque è una piazza che a me ha dato tanto e spero e ho la voglia di dare tanto anch'io a questa città. Tu parti, ritrovi di nuovo la Serie C, la conosci come le tue tasche perché anche a Pordenone hai fatto bene e via dicendo. Secondo te, vedendo un po' questo girone che sembra molto più equilibrato degli anni precedenti, 6-7 squadre, insomma, che tipo di campionato ti aspetti? Ah, l'hai detto tu, è molto equilibrato. Ci saranno, penso, 6-7 squadre che si giocheranno, come hai detto, i primi posti e questo forse è anche il bello, però... Noi partiamo con la testa giusta sapendo che sarà un girone difficile, equilibrato, dove alla lunga i valori verranno fuori e credo che questo Padova abbia insomma le carte in regola per poter dire la sua da tutte le parti. Domanda così un po' non pepata però un po' particolare, nel senso che all'inizio nella ricerca di allenatore si è parlato tanto anche di tuo papà, della possibilità, sì, che venisse qui. Sogliano non ha negato che se il Padova fosse stato in Serie B avrebbe preso tuo padre. Alla fine un pizzico ti è dispiaciuto, visto che insieme non siete mai stati, che alla fine non sia arrivato? Ma guarda, l'ho sempre vissuta praticamente da esterno, perché alla fine a mio padre non è arrivata nessuna chiamata e niente, ci siamo sempre confrontati come per dire cosa avresti fatto se ti avessero chiamato, ma alla fine... concretamente non c'è stato niente, quindi non abbiamo in fondo neanche mai parlato. E io credo, conoscendo mio padre e quello che è l'affetto che c'è a Padova reciproco, insomma lui sarebbe stato contento, però dopo sai non si può mai dire cosa avrebbe fatto, anche perché ha un contratto con la società e poi magari non sarebbe andato in porto, però insomma io ripeto, la vivevo da esterno e se lui fosse venuto l'avrei dovuto accettare e mi sarei dovuto adeguare, ecco. Quindi insomma l'avrei vissuta come sempre da,
da professionista. Senti, Tedino, Bisoli e adesso hai Sullo. Centrocampo a 5, ci hai mai giocato? Che tipo di manovra, di schemi vedi in questo Padova? Cioè il sistema che vuole introdurre Sullo, che almeno abbiamo già visto con i due esterni che corrono molto, che si aggiungono ai tre centrocampisti, che in questo momento sono del gruppo della Prodex e Pro Vercelli, però tu, Riccardo, Serena, insomma, siete due ottime alternative, se non addirittura la possibilità di titolare. Come la vedi? Allora, innanzitutto, che per quanto riguarda le alternative titolari, io credo che più giocatori di qualità e di categoria ci siano, meglio è. E questa è la base. Poi il mister sul modulo credo che sia, insomma, forse uno dei più preparati, perché insomma, stando con Ventura, la dice lunga. E io 3-5-2 l'ho praticamente sempre fatto, perché alla fine il centrocampo a 3 ho sempre fatto la mezzala, sia ai tempi di Brescia in B, sia con Tedino, sia a Padova con Brevi e poi con Bisoli. Quindi penso che sia il modulo più congeniale sì, per me, ma anche per il tipo di squadra che abbiamo. Senti, questo è un po' l'anno zero, nel senso che si è resettato tutto per quanto riguarda la proprietà, poi anche lo staff tecnico, sei uno dei pochi superstiti, come abbiamo già detto. Quali sono un po' le sensazioni, proprio anche alla luce delle tue esperienze qua precedenti, cioè a livello di gruppo come lo vedi, visto che hai vissuto l'epoca di Brevi, poi hai fatto Bisoli l'anno scorso, poi vabbè, insomma, eri del gruppo, però fortuna. Come hai detto tu, l'ho vissuta come un anno zero. Nonostante io comunque sia uno dei più vecchi a livello di tempo, sono qua a Padova, e un anno zero, perché la società è cambiata, comunque ci sono dei volti nuovi e lo staff è cambiato totalmente, e anche a livello di gruppo di giocatori siamo tanti giocatori nuovi, e paradossalmente mi sembra un po' l'anno quando io sono arrivato a Padova. E credo che i ragazzi la vivano così, ecco. Però insomma mi sembra un ambiente, almeno da parte nostra, molto positivo, molto voglioso di far vedere che abbiamo voglia, che abbiamo qualità. Da parte dei vecchi vedo comunque che c'è la voglia di riscattarsi, perché credo che sia giusto così, e questo connubio penso che possa solo portare buone cose. Prima partita, subito un derby con la Virtus Verona, campo piccolo, non so se lo conosci, però è un campo molto stretto e quindi saranno anche difficoltà, oltre al fatto che loro sono sicuramente una squadra che si è rilanciata col fatto del ripescaggio. Però questo almeno ci è stato detto il primo giorno che si sono presentati, bisogna vincere la prima. Beh, bisogna vincere la prima partita, quello penso sia il pensiero di tutti, e poi vincere quella dopo e poi così via. Sarà una partita difficile. Sarà una partita difficile. Meglio affrontarla subito, così ci caliamo nella realtà del campionato, perché saranno sicuramente giocare contro il Padova alla fine è motivo di orgoglio per tutti, credo, quindi faranno la partita fra virgolette della vita, che poi non è così, ma avranno il coltello fra i denti, e quindi noi dobbiamo avere la testa giusta, ma non solo questa partita, e tutte le partite, perché come abbiamo detto prima è un campionato equilibrato, e se andiamo là con la testa sbagliata rischi di inciampare, e questa è una cosa che il Padova non deve fare. Per me l'ultima cosa, tornando tuo papà, lo vedremo parecchie volte a Leoganio? Non lo so, perché magari stare a partire subito a vedere, insomma, stadi e partite potrebbe farlo soffrire ancora un po', forse è un po' presto, però insomma lo sento quotidianamente, e quindi può anche non venire allo stadio, però magari più avanti si presenta. Adesso è al mare. Ma adesso a casa, sì, adesso abbiamo fra nipoti e tutti a casa, poi ogni tanto si vede con il suo staff, insomma, per parlare, programmare un po' il futuro, un po', insomma, con l'orecchio aperto per vedere cosa salta fuori.